Un pendolare che torna dal lavoro, che deve tornare a casa, deve fare anche un chilometro a piedi per poter raggiungere il proprio autobus. E questa è la realtà di ATAF oggi, è la realtà di un servizio che peggiora continuamente e che minacciano di tagliare. Infatti... ciao a tutti, questa sera stiamo volantinando in solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici dell'ATAF, che hanno indetto uno sciopero di 24 ore contro il peggioramento progressivo del servizio. Il trasporto pubblico è peggiorato enormemente ed è peggiorato non solo a causa della cantierizzazione della città dovuta ai cantieri della tranvia, ma anche al fatto che il fatto che gli autobus debbano aggirare i cantieri si è scontrato contro un meccanismo perverso dovuto alla privatizzazione di ATAF. Come sapete, dal 2012 ATAF è privata e ogni chilometro in più che va aggiunto alle tratte di ogni autobus per aggirare i cantieri, ATAF, cioè Bus Italia, se lo fa pagare a peso d'oro. Questo vuol dire essenzialmente che il Comune ha preferito, piuttosto che favorire comunque il trasporto pubblico, incrementando il chilometraggio e cercando comunque di favorire gli autobus dal passaggio per esempio di fronte alla stazione, ha semplicemente dislocato le fermate lontano dalla stazione, per cui un pendolare che arriva in stazione oggi per tornare a casa deve fare anche un chilometro a piedi. Questo sugli autisti si riflette chiaramente con l'impossibilità di fare pause, perché bloccati nel traffico infernale, in questo momento il servizio disastroso che ATAF sta gestendo causa, non riescono più neanche ad andare in bagno e a fare pipì. Questa è la realtà di ATAF oggi ed è una realtà che riflette tutto il trasporto pubblico italiano. Quello che è successo ieri al Piattello non è una tragedia, ma è semplicemente il frutto di un disinvestimento costante sulle linee che portano i pendolari, cioè i lavoratori, gli studenti, i pensionati, dalla loro casa al posto di lavoro, a scuola. Quello che sta succedendo è che quest'anno 6,5% in meno di regionali, 17,5% in meno di intercity, mentre aumentano solo le tratte più redditizie, cioè quelle che fanno fare i soldi a quelli che hanno in mano in questo momento i pacchetti di maggioranza delle società di cui si compone Trenitalia. Potere al popolo vuol dire un trasporto pubblico di qualità, efficiente, controllato non dai partiti, da quelli che fino a ieri mettevano i loro quadri trombati dalla politica tra i quadri di dirigenti delle varie aziende pubbliche di trasporto, ma e che poi hanno privatizzato il trasporto pubblico, ma vuol dire essenzialmente controllo dal basso, cioè che lavoratori e utenti, organizzati chiaramente in comitati, possono effettivamente controllare euro per euro quella che è la gestione del trasporto pubblico. Potere al popolo vuol dire essenzialmente questo.